quantificare quanto deve essere e che sia regolarmente scritto un contratto, dice sì, noi faremo il possibile, vediamo, le leggi ci danno questa possibilità, queste ragioni, voi dateci questo contributo. Detto, per me 400.000 euro sono pochi, ma il punto è perché aspettare un parere dell'avvocato per dire oh, cercate di essere tutti d'accordo, sennò questi 400.000 euro non si potrebbero prendere. Quando la giunta 20 gennaio 2010 non ci pensa due volte a dire va speso 1.400.000 euro per comprare gli oggetti che era l'immobile denominato San Girolamo Emiliani, addirittura dice anche che ci si farà degli alloggi e che comunque l'ISE in quel caso per famiglie eccetera sarà di 35.000 euro, cioè nettamente superiore all'ISE in generale richieste per dare una casa popolare eccetera. Qui ci pensa due volte, 1.400.000 euro impegnati senza nemmeno passare un... Quindi, e tante altre, perché in questi giorni mi sono messo un po' a vedere le spese di 400.000 euro ormai e roba addirittura di amministrativa e roba di dirigenziale, che io non so quando sono state cresciute queste cifre così, ma mi sembrano tante. Allora, io non è tanto, perché le 5 anni fa, 6 anni fa che è stato approvato il piano regolatore, in cui quando fu approvato il piano strutturale e la variante enorme, grande, bella del Terrafino, che noi chiamammo naturalmente variante Irplast, perché serviva principalmente a quell'azienda, aveva necessità di espandersi con una marea di posti e poi non è stato vero nulla, fu rifiutata tutti gli ampliamenti previsti in quel periodo, dice, perché se vuoi tu vai alla zona industriale Terrafino. Ma guardate, io ce l'ho già, c'è 3 o 4, c'era tutta la zona lì de commerciale industriale San Montana, c'è la zona naturalmente di via Lucchesi, c'era la zona già del Mostardini e altre zone che potevano già avere in quel periodo bisogno di espandersi lì. No, se tu vuoi, qui fu dato le risposte qui dall'ex sindaco Bugli, se vogliono queste aziende vanno al Terrafino. I terreni cominciarono a salire alle stelle, da 100 a 150, a 200, a 300, a 400.000 lire in metro quadro, non so se dove si sono fermate, se sono calate, ma è stato questo. Oggi ravvisiamo improvvisamente, me ne è passato 6 anni dall'ultimo, ravvisiamo improvvisamente la necessità, e è giusta, che sia ampliato notevolmente per far spazio a una realtà veramente importante sia nazionale e con ramificazione all'estero, che chiede di poter, ormai è insediata lì, di poter naturalmente espandersi. Benissimo. Benissimo, ma non è questo il sistema, non è questo il sistema, perché questo consiglio è stato volutamente ignorato finché l'avvocato non gli ha detto sarà bene, praticamente nelle righe si legge così, sarà bene passare di consiglio. Senza nessuna possibilità, e a tutti gli è stato detto di no per tante ragioni eccetera, chi ha presentato, o anzi non l'ha presentato nemmeno perché tanto non è possibile, viene ampliato che negli insediamenti prettamente industriali ci si può ora praticamente fa tutto. Le abbiamo messo dall'attrezzatura tecnologica al commerciale in grosso, alla concessionaria di auto, che insomma, questi ci sono già, ci si è aggiunto tutte le altre. No, prima non c'erano. Insomma, voglio dire, quando si aggiunge o si dà un'interpretazione di legge, visto che noi, almeno io, a tutto non ci posso stare dietro, naturalmente, e neanche i miei colleghi, a meno che loro non li aggiorniate i vostri consiglieri comunali con naturalmente dei meeting a parte, che sarebbe anche giusto, noi ci si trova a dover invece sempre doversi esprimere su foglie e ti venga andati all'ultimo giorno, ma su tutte le cose importanti è stato dato tutto all'ultimo giorno. In questi consigli comunali si è fatto, si è detto, ci avete portato tutte le osservazioni di volata pochi giorni prima, ma lo stesso era un difetto anche dell'altra volta, perché si fece 25 consigli comunali per approvare il regolamento e per approvare circa 450 osservazioni del regolamento del 2000, che era il 2004-2005. Questa volontà poi da parte della Giunta di dirci
e non l'ha detto neanche nella, non l'ha detto neanche nel suo diciamo manifesto elettorale, di poter veramente dare un taglio e quindi un'autorizzazione una volta per tutte a chi ha la possibilità di espandersi, a chi ha la possibilità di non costruire solo gli alloggi, si ritrovava di prima, perché quelli ci vogliono, eccetera, vabbè, e ci saranno ancora più possibilità visto che la popolazione di Empoli aumenta, e già da un calcolo fatto a suo tempo, 5-6 anni fa, proprio dall'ex consigliere Cioni, si fece notare che non erano sufficienti l'espansione abitativa che poteva essere dato in virtù proprio dell'aumento della popolazione. Queste sono cose vecchie, ma vecchie, e sembrano di 100 anni fa, e sono di 6-7 anni fa. Quindi vogliamo dare una risposta anche ad altre realtà, vogliamo impegnarci, voglio la Giunta impegnarsi, sto consiglio impegnarsi a dare una svolta anche e una risposta anche a chi aspetta da tempo di poter e naturalmente poter aumentare le proprie possibilità, anche al Terrafino stesso, dove potrebbe essere fatte autorizzate delle maggiori volumetrie sopra, alzando gli eventuali fabbricati, sia dove esistano già. Infatti in questo ordine di giorno presentato dal PD, dalla Brenda Barnini, abbiamo presentato un piccolo emendamento che metta non solo questo caso specifico qui importante, ma metta anche altre realtà. Io, non ricordandomi i due nomi detti prima, non ho messo uno solo, mi ricordo bene. Quindi perché non si deve prendere impegno anche per quello? E se anche a questa entità gli va detto, ma qui per anche una maggiore viabilità, perché arriva a mezzi grossi, che arriva a mezzi piccoli, che arriva più traffico, meno male nel vuoto, c'è la possibilità di farsi dare un extra per le questioni sociali, per le questioni di urbanizzazione, per questioni stradali, per insomma, migliorare la viabilità di Empoli, anche pensando anche alle piste ciclabili e tutte, per carità, e va bene che un'azienda per me debba dare un contributo al comune, bello, pubblico e da adoperare per determinate esigenze. Questo non è il punto che siamo contrari o che io personalmente sono contrario, è il sistema con cui viene fatto, è il sistema con cui questa consiglio, ripeto, è ricorso a questa, a avere questa approvazione, a poi cercare di avere questa approvazione naturalmente del consiglio, solo perché consigliato all'avvocato. E così non va bene, bisogna farle prima, ci dovete portare a conoscenza più spesso di quello che succede, ci dovete portare a conoscenza e recepire le nostre richieste. È stato fatto di nuovo naturalmente riferimento ai sottopassaggi che da 20 anni vengano richiesti, ampliati, le via del Pratignone, quell'altro laggiù alle scuole e quell'altro lì in fondo a via, sempre alle scuole, via Le Bozzi, insomma lì all'inizio, a metà di via Le Bozzi, cioè in fondo proprio al primo tratto delle Cascine, al primo tratto di via Le Bozzi. Ma perché si deve essere una città presa e chiusa, tagliata in questa maniera? È stato fatto con soldi di tutti e anche naturalmente per non ritornare sopra alla coppe, uno svincolo per spendendo un mare di soldi, ma perché non poteva essere speso altro e farseli dare, visto tanto gli affari vanno bene alla coppe, eccetera, e aprire una strada di là parallela alla superstrada? Questo dico, io non trovo, ripeto, non giustificato che il comune possa farsi dare degli extra per fare quel che ha necessità di fare per tutti i cittadini, però portare certe situazioni solo all'ultimo minuto e qui abbrontolare che non si conosce e non si sa perché non me l'avete dato, ma se è data ai capogruppo, il capogruppo l'ha avuto un'ora fa, come fa a fare le copie, come ce le facciamo studiare, ci volete o no far fare consigliere comunale per cui la gente ci ha eletto? Ditemi questo qui, ci volete far fare consiglieri comunali, sì o no? Grazie. Grazie. Chi c'era? Bianchi. Grazie Presidente. Io vorrei un po' fare un quadretto, una sintesi di quelle un po' sono stati stasera questi processi che hanno innescato questa interessante discussione, perché mi pare
che la prima parte è consimunale, siano state fatte tutte domande.